Guarda qua cosa c'ho per mia moglie, Paolo. Poi c'ho il frustino. Simo, cosa ne pensi del matrimonio? Mamma mia, non so proprio come fare un'emozione. Piangerò un sacco, mi sa. Oggi non sono di buon umore. Questo matrimonio è come quello dei promessi sposi, non sa da fare. No comment. Hai perfettamente ragione, come al solito, sei la bocca della verità. Oltre che quella della cloaca. Non dovremmo farlo già vestiti noi? Vestiti come? Ma ti devi vestire la puntata? Anche... No. Vedi quando sono malato, non ragiono veramente. Geloso perché secondo me in fondo Leone vorrebbe sposarmi. Ma io ho trovato un'alternativa. Ha fatto il figo Leone, è mancato eccetera, mi sono innamorato di Paolo e ora basta. È più giovane, è più bello Paolo fondamentalmente. Quindi Mazzoli, fai bene, bravo Mazzoli, bravo. Qui stiamo ancora all'asilo nido, non si capisce un cazzo, guarda un po'. Hanno messo i pupazzetti. Perché loro dicono, ma non cresceranno mai. Pensi che dovranno far famiglie, si dovranno sposare. Ma come cazzo fanno? Ciao Wende! Ciao Pippo, com'è? Siamo pronti per la diretta, siamo un po' in ritardo. Cazzo, hai pagato la bolletta della corrente? Hai spento il gas? No, non lo spento. Andiamo! Allora vado a chiudere, dai, ci vediamo in onda, ciao! I ricordi tra lo zoo, quando Mazzoli non mi aveva invitato, e io facevo le scene delle risate, le estimate con passione, c'è scelto. I ricordi dello zoo. Italiani! Andiamo! Oggi lo Zoo di 105 compie una cosa che nessuno ha mai compiuto prima d'ora: un matrimonio gay in diretta! E il compleanno di Leone. Due pax! Soldato de Milano, lo sai già chi siamo? Allora benvenuto in viaggio, road to road. Ho problemi, libera pensieri, su 105 senti questo Zoo. Buongiorno a tutti! Faccio 60 anni oggi! No, fermi tutti, togli la base per favore, perché oggi succederanno due cose importanti. La prima l'abbiamo già detta, io e Paolo Nois ci sposeremo qua nell'atrio della radio in compagnia di tutti i nostri ascoltatori, ma la seconda cosa è che oggi Leone di Lernia compie 70 anni! Alle 3 tutta la mia famiglia qua, Nenna Rosa, Ricky One, Marco, Sabino, 70 Davide. 70 anni signori, il DJ più vecchio della storia della radiofonia italiana! Perché dice le chiacchiere? Leo, come ci si sente essere il DJ più vecchio della radiofonia italiana? Caro Neanderthal, io mi sento un ragazzo di 20 anni, sì, che non diventerò mai vecchio. Scusa, un ragazzo di 20 anni con un sacco di problemi però, Leone. No, un solo problema. È ora di svegliarti, sei un vecchio. Dai zitto, ciunga di cacchio. Oddio ragazzi, ho appena visto Jerry Romano sotto la radio. È bellissimo. È bello. È vestito da funerale. Ma la cosa che mi sconvolge è che per iniziative molto più interessanti non c'era l'afflusso che c'è oggi sotto questa emittente. Cioè, abbiamo fatto spogliare mignotte. Abbiamo fatto di tutto. Abbiamo avuto Rocco Siffredi in radio, ha tirato fuori luce. C'è successo di tutto, ma per non c'è per questa mai tua idea frociata. Dai, che ti piace, Paolo? Ma che cazzo dire? Dai, Paolo. Quanta gente c'è qua sotto? Amore, non sei felice? Ma sono tutti adolescenti, ma no, bastardi. Ragazzi, c'è la messa della Caritas. No, basta! 105 meno seguito. Il povero di Massimiliano Resi. Ma vai a fanculo. Ciao ragazzi, stiamo rovinando lo zoo. Sono Massimiliano Resi, volevo ringraziarvi tutti. Vale! Hai rotto le palle, eh? Canta lui oggi al vostro matrimonio. No! No, oggi è il nostro matrimonio, tra l'altro nella versione video, quella che vedrete stasera su Comedy Central, ci saranno i neri per caso. I neri per caso, sparatori, uccisioni, no, bellissimi. Neri per caso al matrimonio, i neri per casa dopo il matrimonio, caro Paolo. Che però suoneranno il vibrafono, ma non canteranno. Ma visto che Paolo è un po' confuso, io lo capisco, è una scelta difficile. Dovrà rinunciare a tutte le battone che ha frequentato negli anni. Ma soprattutto a vivere con la mamma.
Sarà difficile. Abbandonerai la tua cagnetta bellissima, vivremo insieme felici. C'è una canzone che dovrebbe darti un po' un aiuto, uno spunto in più. Una spinta. Dai, senti qua, vai. Vieni qua, vieni qua. Vai tutta l'anno e vuoi essere al centro dell'attenzione. Paolo, hey! Tu sei simpatico, sai? Tu sei gay. Sei fotogenico, sai? Tu sei gay. La fantasia tu ce l'hai? Tu sei gay. E quando balli tu mi fai volar via. Tu sei simpatico, sai? Tu sei gay. Sei fotogenico, sai? La fantasia tu ce l'hai. Ma io direi che è il caso di collegarci con quest'uomo elegantissimo, un uomo sì, di una bellezza rara, con tutto il pubblico dello zoo, c'è Jerry Romano. Amici dello studio. Beh, c'è un po' di folla. Amici dello Zoo di 105, bentornati a questa edizione flash di Studio Chiuso, il radiogiornale che vanta il maggior numero di giornalisti con problemi di forfora e di polluzione notturna. Ma no! Mi trovo all'esterno della cattedrale di Notre Dame di Parigi, vedete, sì, il fonte battesimale alle ma mie spalle. Sì. Fra una manciata di minuti e una di peli avrà inizio l'evento mondano più atteso dell'anno, un sodalizio più storico del patto Ribbentrop-Molotov, un'unione più sacra di quella tra pugno e palla, un accoppiamento più straordinario di quella ammucchiata con due gemelle siamesi polacche che ho conosciuto l'anno scorso a Lourdes. Lo ricordo, Jerry. Parliamo naturalmente del matrimonio dell'anno, quello tra Marco Donatello Mazzoli e Paolo Federico Nocito. Gli sposi sono più noti come il nasone dal culo basso e il ciccione dalle sopracciglia folte. Amore. Nonostante la visibile commozione, ma anche il meteorismo provocato dai troppi confetti al finocchietto, l'informazione non si ferma mai. Vediamo quindi le principali notizie di oggi. Nuve nera a Buenos Aires, migliaia gli intossicati, accuse agli agricoltori che avrebbero provocato incendi ad Ate per contestare il governo, dissenso unanime dalla comunità internazionale, ma gli agricoltori si difendono. I politici italiani sono 50 anni che buttano fumo negli occhi della gente e nessuno gli dice una beata minchia. Maggio è il mese del diavolo, la popolazione toccherà infatti quota 6.666.666.666, i numeri della bestia. Secondo i teologi, se passeremo tutti indenni attraverso questa scadenza, potremo consolarci a suon di lingua nel prossimo novembre, quando la popolazione mondiale raggiungerà, attenzione, i 6.069.069.069 abitanti. Visita ufficiale di Vladimir Putin in Sardegna. Dopo l'incontro informale, Berlusconi regala al suo ospite russo lo show del bagaglino. Secondo il portavoce del presidente russo, potrebbe essere il primo passo verso una guerra nucleare tra i nostri due paesi. Per il momento è tutto. Vi ricordo che Studio Chiuso trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia dell'anno. Grande. Anche perché dopo il matrimonio ho intenzione di cenare succhiando con una cannuccia il riso rimasto fra le pietre del pavè. A più tardi. Jerry! Sì. Un saluto dal pubblico! I nostri invitati mangiano tutti a sbafo, Marco. Attenzione, esatto, sarà il più grande matrimonio della storia. Fate un saluto alla sposa! Un saluto alla sposa! Paolo! 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 Tutti per la sposa, Marco! Paolo! 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 Oggi non abbiamo toccato nessun altro argomento, sì, e sai, è brutto leggere un sms di un ascoltatore incazzato nero che, sì, dice: pensate che hanno dato 300.000 euro a quello sfigato che ha vinto Amici perché ha sposato la De Filippi? Ma no, che ha fatto sconto rispetto a te. Però questo piglia 300.000 euro all'anno e in prima pagina su quasi tutti i quotidiani c'è un articolo che titola povertà, operai e impiegati alla mensa Carita. Cazzi loro che cantano male. No, raga. Se gli impiegati imparassero a cantare come Marco di Amici avrebbero tutti 300.000
300.000 euro dalla De Filippi. Ma vai a cagare, ti rendi conto che a chiedere aiuti economici o alimentari non sono più i senza tetto, ma impiegati e operai? No, 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 è un'operazione per integrare i clochard. No, farli sentire più facenti. Dai, non scherziamo su queste robe perché dai, è veramente ragazzi, schifoso. Dai, dai, dai. Cioè, pensare che Bertinotti c'ha 9 case ed è comunista. Non è impiegato. Ah, ecco, come no? È disoccupato adesso. Ah, poverino. Non ce li ha più le case Bertinotti, mazzo. I politici italiani viaggiano in auto blu pagate da noi, scortati, case gratis, viaggi aerei, c'è gente poi ricristi che lavorano 8 ore al giorno costretti ad andare alla casa. Però Marco, mettiti nei panni di Bertinotti. Dai. Bertinotti ha un sacco di case, ma neanche una camera. Dobbiamo collegarci con il libero sfogo degli ascoltatori. Intanto vi invitiamo a venirci a trovare perché oggi si celebra questo grande matrimonio. Via Turati. Me l'ero dimenticato per un attimo. Vai avanti. Bastard Inside Line. Insulta. Ringrazia. Incazzati. Sfogati sulla Bastard Inside Line. Ora. Mazzoli, Nois, vi auguro tanta felicità, tanti auguri veramente e soprattutto a te Paolo. Ti auguro tutto il bene possibile. Ciao ragazzi, ciao bastardi, ciao. Tra rose e fior vedi passare. Marco e Paolo si vanno a sposare. Partono in due, tornano in tre. Questo vuol dire che Leone è sempre in mezzo ai coglioni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, disegnatore Cazzaro vecchietto. Oh, happy birthday to you. Viva la pippa! Il leone pensiero. Ouch! Ouch! Oggi siamo rovinati. Madonna! Oggi viene fuori questa pazzia, questa depravazione. Madonna, il matrimonio che ne sta parlando da 3 mesi. Io mi sposo con noia, mi sposo con questo, con questa. Che cazzo ne dobbiamo fare? Perché quando uno non cresce, lui è rimasto bambino, non c'ha altre cose. E vuol giocare, sai, ai giocattoli come giocano tutti i bambini. No, questo qua è mio, no, questo qua è mio. Oggi vuol fare il matrimonio, vuol far finta di fare il matrimonio. Che Paolo Noce c'ha 2 palle che non ce la fa più. Ogni giorno dice no, ma perché dobbiamo subire queste cose qua? E io di che cazzo ti devo fare? Se è così, quello è pazzo. Se Mazzole non si va a curare da un medico come si deve, succederanno sempre queste cose qua. Siamo tutti esauriti per sti cazzate che vuol fare lui il matrimonio. Ma perché non lo fa con la sua ragazza sto matrimonio che ha 40 anni e non si sposa ancora, che lui ha bisogno di un figlio? Almeno le fanno un c***o così che può capire che cos'è la vita matrimoniale. Vaffanculo, eh. Che mondo strano il nostro, Non è possibile, Marco. Abbiamo un pubblico veramente eterogeneo. In che senso? C'è la famigliola col bambino piccolo. Ci sono ragazzini, scemo di merda. C'è di tutto. C'è il professionista in giacca e cravatta. È bellissimo, vedi Paolo. Abbiamo raccolto un sacco di gente che è felice di questo primo matrimonio gay radiofonico. Finiamo. Ma lo sai che ho capito una cosa? Cosa? Sì. Questi che stanno giù. Sì. Sono tutti ricchioni anche loro. Ma non è vero, Leo. Lo dico io. Facciamo una cosa, ci colleghiamo con la strada perché c'è un sacco di gente nella cumpa. C'è Fabio Zè. Ragazzi! Ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo! Sono obnubilato dagli urli della folla entusiasta, è un clima meraviglioso. Ho visto che il bambino si è messo a piangere, giragli il collo di freddo. Allora, ragazzi, questa coppia, pensate, arriva direttamente da Betlemme. Ci sono persone che arrivano un po' da tutto il mondo, ascolta, anche da Lilliput. Fabio, sentiamo altri pareri, dai, di qualche altro ascoltatore. Allora, ragazzi, se qualcuno di voi vuole tributare il giusto augurio a questa coppia che sta giustamente convolando a nozze, qualcuno di voi, un serio professionista in giacca e cravatta, dai. Pensate, quest'uomo ha più vestiti che capelli, è incredibile. Come ti chiami? Lorenzo. Che cazzo ti ridi, guarda come sei combinato. Lorenzo, cosa vuoi dire agli sposi?
Auguri ai figli froci. Auguri ai figli froci. Benissimo, grazie Fabio. Entusiasmo, dai. Di più, di più. Ma è bello che molti ascoltatori pensano che odiando Bertinotti io sia a favore di Berlusconi. No, no, sui no, coglioni no. Anche lui. Io non sopporto nessuno. Non prendiamo delle posizioni che non è il caso. Noi sì. Siamo apolitico, non ce ne prendiamo. Apolitici. Apolitici. Apartitici poi. Una cosa che mi domando io, ieri sera ho sentito Di Pietro e quell'altro giornalista del cazzo, non so come si chiama. Scusa Leo, sono tutti del cazzo giornalisti. A me la politica fa schifo, a Leone di Leo. Leo, scusami un attimo, lo sai che per diciamo intervenire nel programma c'è una base adatta, attenzione, base pagliaccio. Stavo dicendo Di Pietro è talmente aspetta, bisogna staccare. Ciao bambini, ciao. Sta parlando il pagliasso. Ciao. Vedi quanta autorevolezza che ha. Vai. Stavo dicendo Di Pietro è sempre contro Berlusconi con quell'altro genere. Proprio del cazzo, no? Sì. A me la politica fa schifo. Sì. Di Pietro dice che la rivoluzione, aspetta. Ciao. Tra poco amici, il pagliasso farà il suo numero con le tre palline. Ciao. Voglio dire sempre bene, grazie Leo. È stato veramente un discorso emozionante. Adesso due leoni e levati dal cazzo. Andate a sposare voi due, dai. Ragazzi, stiamo dimenticando una cosa importante. Io veramente quando ho iniziato a fare questo lavoro a 105 nel 98 non avrei mai pensato di celebrare i 70 anni di un mio collega, cioè incredibile, veramente. Ragazzi, noi ci abbiamo sperato tra l'altro che non succedesse. Sì, no, infatti abbiamo fatto diverse congiure, scongiuri. Io te lo dico, anche Dio voleva partecipare ma avrà il suo tempo. Banna Mark mi ha dato ancora 20 anni. Ma che cazzo vuoi che capisca quella? Porta sfigo come agli altri. Attenzione, è il momento di stappare in onore del DJ più vecchio del mondo. Bravo! 3, 2, 1, auguri! Madonna, una manciata di questi giorni, Leo. Leo, non ti bacio perché mi fai schifo, però ti voglio bene. Intanto sei diventato pulito grazie a me. È stato un mio mentore. Adesso fai la pubblicità del Vernella. Adesso. Auguri, Leone. Auguri, Leo. Auguri. Non si mangia in diretta. Altri sei minuti di questi giorni, Leo. Devi aspettare un momento. Bene, anche tu fagli gli auguri, Pippo. Auguri, Leo. Grazie, ragazzo, non sto mangiando e non dite cazzate. Pensate che il giorno del suo compleanno è riuscito a fare un blocco senza balbettare. È vero. Siete nuovamente collegati con Gerry Romano per questa edizione speciale di Studio Chiuso dedicata al matrimonio dell'anno tra Marco Mazzoli e Paolo Noise. Tra pochi istanti assisteremo alla cerimonia di nozze dei due finocchioni, un sodalizio di portata planetaria che nasconde tuttavia uno squallido baratto, un tetro sotterfugio, un'umiliante e servile compravendita di amore dietro compenso in contanti. Per saperne di più sul dietro le quinte di questo matrimonio, guardate questa scioccante testimonianza. Ragazzi, la verità è che la mia futura sposa Paolo ha accettato di sposarmi per un solo motivo. Non è l'amore, non è il sesso, ma è, diciamo, il segreto è contenuto in questo sacco, il famoso saccone, con dentro 1 milione di euro. Questi sono i miei piccoli risparmi di una vita di lavoro che io darò a Paolo solo ed unicamente per possedere il suo ano. Questa è la verità. Me ne vergogno un po', ma ce la farò a superare. Vieni, milione. Benché schifati e disgustati dalle circostanze che hanno indotto il povero Paolo Federico Nocito ad accettare questo matrimonio, non possiamo che commuoverci davanti al tenero spettacolo offerto dai preparativi per la cerimonia, dalle lacrime delle madri, dagli sputi dei padri e naturalmente dalle immagini squisitamente poetiche offerte dalle fasi di vestizione della sposa. Vediamole. Io non lo faccio. Io. Difficile per questi ragazzi affrontare il sacro vincolo del matrimonio. Non devi avere paura, sono migliaia e migliaia di anni che uomini e donne si uniscono in questo sacro. Uomini e donne? Ma perché il finocchio ha già faire lui ricchione? Non si può vedere la sposa prima del matrimonio, porta male! Sono lo zimbello di questa azienda. Io vorrei sapere chi gli è venuto in mente questa cagata immensa, che non fa neanche io, non sto ridendo. Tu ridi? No. No, tranquillo. Ma perché? Io sono Topolino. Non può vederla, porta male, porta sfortuna, mette scorno. Io mi oppongo, non lo puoi sposare quello screanzato. Io sono un testimone, eh. Guardami bene lo zio. Sei convinto di sposare quello screanzato? Allora, facciamo così. Sicuro? Io lo faccio. E un attimo. Stringi un po' qua l'addome.
Piano. Tira forte, piano che si rompe. Oh, no, no, ti prego. No, Paolo. Cos'è che abbiamo mangiato la carne in un posto di camionisti? Tira un po' su qua. Piano, piano che si rompe, poi è un peccato. Mi sono capasso, io ti entra. Un momento. Puntante nella sposa. Sì, si può rimetto. Aspetta, non riesco a muovermi. Vabbè, ma non ti devi muovere, tu devi dire sì. Allora, copriamo il volto che è meglio, ecco, copriamolo sì. Bene, ecco. Bene. Adesso vado e lo sposo. Un momento, io farò la prova, vieni qua. Arriviamo al momento clou. Clou, eh? Mi oppongo, padre! Vuoi tu, Paolo Federico Nocito, prendere quest'uomo, Marco Donatello Mazzoli, come tuo legittimo sposo, salute in povertà, finché morte non vi separi? Col cazzo. Di lo voglio. Sì, 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 come no, te lo voglio. Davvero bellissima, ho i lucciconi e i singhiozzi, non so se riuscirò a continuare, mi ricorda tantissimo la mia mamma, solo con più seno e meno barba. Scusate, come d'obbligo sono moltissimi i personaggi del Jet Set che hanno voluto presenziare a questo evento mondano. Vediamo tra gli invitati Barack Obama, Bin Laden, Carlo Marx, Lina Sastri, Sofia Loren, Dolce & Gabbana, Obi-Wan Kenobi, Toro Seduto, Aladino, la nazionale italiana di badminton, Luca Cordero di Montezemolo, Gianni Minà, Cyndi Lauper e tanti altri. Lo sposo è già in posizione davanti a padre Fabio da Begato, visibilmente alterato dall'alcol. Accanto a lui il suo testimone balbuziente e custode delle fedi, Leone di Lernia, e naturalmente il testimone della sposa, Gianna Tempo Vincenzo. Ma ecco, attenzione, la sposa è giunta, seguiamo in diretta la cerimonia. Bellissima, viva gli sposi! Fratelli e sorelle, pecorine smarrite sulla via del retto, amici romani, concittadini, cornuti e stronzi. Siamo qui riuniti quest'oggi per unire nel sacro vincolo del matrimonio il qui presente Marco Donatello Baldassarre Mazzoli, detto Ricchia. Con il qui presente Paolo Federico Adalgisa Nois, detto Adipe. Ma prima beviamo, cazzo. Beviamo, un attimo, scusate. Pausa. Culatoni! Grazie. No, no, anche la bottiglia. Bravo padre! Sapeva un po' di tap. Scusa, scusa, veramente non ce l'avevo con te. Ecco, fratelli, aprite il vostro catalogo dell'IKEA. A pagina 26, capitoli tende e copriletto, leggiamo. Per sistema Brother, Abol serie 1, cartone ondulato. Bravo. Bravo. E adesso, un attimo. Un attimo. E adesso, interroghiamoci. Perché, fratelli, ai giorni nostri, sentiamo il bisogno di una parabola? Perché altrimenti col cazzo che vediamo Sky. Bravo, bravo. Applauso. Bravo, bravo. Bene, bene, ma non divaghiamo troppo anche perché il vino sta per finire e dedichiamoci al matrimonio di questi animali del creato. Un'anima pura e un'anima con la candida. Prima di procedere con la canonica formula nuziale, fratelli, vi devo chiedere due cose. La prima è... Oh, cartine? La seconda è se qualcuno di voi conosce una ragione qualunque per cui questi due ragazzi non debbano unirsi in matrimonio, parli ora o taccia per sempre. È devastante. È devastante. È devastante. È
col devastante. Col devastante. Col devastante. L'arrivo in postazione è proprio deprimente. Metto il volume a palla, c'è un suono imbarazzante. Lo Zodi 105 è il mio stupefacente. Forse no, è semplicemente devastante. È devastante. È devastante. È devastante. È devastante. È devastante. Devastante.